Qui nella Bassa il vino e il salume hanno una storia che ci accompagna da sempre, quindi niente di più bello che iniziare a dirvi chi siamo bevendo un goccio di Lambrusco. La Bassa è la zona riverasca del Po, è la Bassa di Parma, è la zona bassa dove i tempi sono tempi decisamente più lunghi che da qualsiasi altra parte, dove amiamo moltissimo il salume, il buon bere e lo stare in compagnia. L'Antica Ardenga è un'azienda piccola, molto piccola della Bassa Parmense, nata per passione, dove l'obiettivo principale è il rispetto della tradizione, dei nostri saperi, dei nostri sapori, di demandare a tutti noi e a chi verrà dopo che cosa sono le cose importanti di questa terra e di questa zona. Cosa facciamo noi dell'Ardenga? Banalmente facciamo salumi, ma sono salumi legati al territorio, legati alla nostra storia, ai nostri vecchi, a tutto quel sapere che sono stati capaci di tramandarci e che io per primo voglio tramandare, prima di tutto mio figlio e poi anche tutti i ragazzi che lavorano con me. La cosa più importante per fare un ottimo salume è la materia prima. Nessuno chef sarà in grado di fare un ottimo piatto senza delle materie prime importantissime. I nostri maiali sono maiali che sono molto più pesanti degli altri, li macelliamo 13-14 mesi e 230-240 kg. Questo è l'inizio per arrivare a fare un grandissimo prodotto. La salatura è la parte fondamentale della produzione di un ottimo salume. I conservanti naturali che noi utilizziamo e che comunque tutti i nostri vecchi hanno avuto a disposizione sono due: il freddo e il sale. Poco sale. Tanto tempo di salatura, tanta pazienza e alla fine un prodotto che sia veramente dolce, ma una dolcezza che si apre, che mi regala sensazioni olfattive incredibili e una persistenza lunghissima, dolce e grassa. La legatura. Una delle cose più importanti del colatello. Prima di tutto perché non esiste una macchina al mondo che non le mani dell'uomo che sia capace di legarlo, e già questo è la cosa che più mi piace. In secondo luogo la vescica naturale del maiale, nella quale viene avvolto, dove viene messo, dove viene legato a ragnatela con queste maglie grosse fatte dalle nostre mani, dalle mani dei nostri ragazzi, così come hanno sempre fatto i nostri vecchi. E questo ha un significato molto importante, perché alla fine è quello che fa spurgare l'umidità in più, ma solo l'umidità iniziale, che lo rende pronto ad affrontare l'inverno, ad affrontare il tempo e poi predisporlo nel giusto modo ad arrivare sulle nostre tavole. E alla fine di tutto questo sapere, perché poi è di sapere che noi stiamo parlando, c'è la cantina. Questo ambiente dove regna l'umidità sovrana, l'inverno caratterizzata dalla nebbia e dalla tanta umidità che c'è in esterno, d'estate caratterizzata dall'afa, quell'afa che quasi ci impedisce di respirare, che ci fa sudare costantemente, ma che è il massimo che possiamo chiedere per i nostri colatelli. La cantina deve essere di cotto, rigorosamente di cotto. Quindi mattoni alle pareti, pianelle ai pavimenti, le travi che possono sorreggere. Un salume comunque deve essere morbido. La morbidezza è la caratteristica principale che deve avere un salume. Una caratteristica che anche dopo 400-500 giorni di vita deve accompagnare.